realtà è mio fratello, mio fratello, mio legale, mio tutto. Sareste quanti viaggiati, ci siamo andati per telefono, Francesco, quanti altri ne faremo ancora, Sempre con piacere. Grazie, ecco. Anche te vogliamo lasciare. È timido lui? No, non è timido, non è timido. È un altro musicista lui, chissà che non uscirà anche lui con qualche album. Fra qualche... L'Italia sa tutto. Ma sì, anche non lo so. Come faccio a saperlo? Sì. E mi documento. Addirittura. Mi documento, sì. C'è qualcosa dove posso documentarmi pure io? Sì, abbiamo il sito nostro, puoi documentarsi, ma poi basta perché ci telefoniamo, pagiamo. Io ogni volta che mi documento non trovo mai nulla. Ma tu telefoniamo, ce ne ho tanto, e vedrai come ci documentiamo vicendevolmente, ecco. Non ci dimentichiamo, anche Francesco mi deve ricordo di questa serata, perché loro abitano, lui a Roma, Francesco a Nola, a Saviano. Dunque, ringraziamo davvero di cuore Luca per essere stato da noi con la speranza di riaverlo. Grazie. Che ci metterà un po' di brio, però prima di concludere mi ha portato la cartella che sta alla coppa, che me la sono dimenticata, perché qui tenere su, sapeste le gambe come le sento, a forma di come stanno facendo Giacomo Giacomo. Dobbiamo trovare su internet, documentarci per le gambe, vedere se riusciamo a trovare delle gambe di ricambio. Sì, in questi momenti vengo io di corsa, scusate, ci sono queste... 3-4 cartelle in realtà si sono perse. No, ecco. Una cosa bisogna farlo, scusate, perché così. I ringraziamenti, prima della conclusione, innanzitutto a tutti gli amici della comunità in mano per il loro lavoro prezioso dietro le quinte. Poi a Valeria Rita Simeone, della direzione del teatro Ariston, quello che ci contiene in questo momento. E ancora ai volontari del Corpo Vigili del Fuoco di Gaeta, a Mimmo Termale che è stato il, come si dice, quello più applaudito, sta sempre stato citato più forte.